salmon cakes. Medaglioni di salmone, veloci, semplici e squisiti. Sono Susan Bauerman, dietologa, e oggi vi mostrerò come preparare dei medaglioni di salmone, un ottimo sistema per arricchire la dieta con il pesce. Questa ricetta mi piace per due motivi. Primo, è facile ed è a base di ingredienti che in genere abbiamo in casa. Secondo, non ci sono ingredienti crudi, quindi non dobbiamo preoccuparci che il pesce sia troppo o poco cotto. Allora, cominciamo pure. È semplicissimo. Iniziamo con delle cipolle che ho tritato e del peperone rosso, anch'esso tritato. Questo sarà il condimento per i nostri medaglioni. Aggiungo un paio di cucchiai di succo di limone. Poi metterò della panna acida magra. Se preferite potete sostituirla con un po' di yogurt greco. Prendiamo anche un paio di cucchiai di senape di Digione per dare un po' più di grinta. Infine, circa mezza tazza di pan grattato. Se non volete utilizzare il pan grattato e se volete evitare il glutine, potete usare della farina di mais oppure del pane senza glutine. Adesso mescoliamo il tutto e infine uniamo il nostro salmone. Se non avete mai usato il salmone in scatola, la prima volta che aprite il barattolo può essere un po' demoralizzante. Scoprirete infatti che c'è della pelle, forse qualche pezzo di lisca, ma non scoraggiatevi. Questa è una scatola grande di salmone che ho pulito bene e adesso lo unisco al resto. Otteniamo un bel impasto omogeneo come questo, vedete la consistenza. E formeremo ora dei medaglioni. Ripeto, poiché non ci sono ingredienti crudi, volendo potreste anche mangiarlo così. Bene, una volta ottenuto questo impasto, cominciamo a preparare dei medaglioni. Il modo più semplice è farlo su un foglio di carta oleata. Ne prendiamo una manciata come questa e gli diamo la forma di un medaglione. Lo schiacciamo leggermente, cercando di rendere uniformi i bordi. Da questo impasto riusciremo a ricavare 5 o 6 medaglioni. Qui ne ho alcuni che ho preparato prima. Ora ve li mostro. E li andiamo a cucinare. La padella è già bella calda e ci mettiamo un goccio d'olio. Non dovrebbero attaccarsi, ma mettiamo un po' di olio per sicurezza. Giriamo un po' così. Ora cominciamo a mettere i medaglioni. Se vedete che si rompono, cercate di ricomporli un po' con le mani. Per la doratura bastano pochi minuti. Lo mettiamo su un lato e quando sarà bello dorato lo voltiamo sull'altro lato e sarà pronto. Ok, sono dorati su un lato. Ho dato un'occhiata e mi sembrano pronti. Ora giriamoli con delicatezza. Sono ancora un po' fragili. Mi sembrano ottimi. Una volta che sono dorati anche sull'altro lato, sono pronti da mangiare.